Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi parliamo della povera Grisha, cari amici. Oggi è lunedì 27 giugno 2011 e sono le ore 14 e circa di 14-10 minuti. La povera Grisha, lo sapete, no? Che la Grisha sta precipitando nel mare Egeo. Perché non ci sono più quattrini in Grecia, non sanno più come fare, capito? Non sanno più come fare, hanno consumato tutto quello che c'era nel granaio. E allora ne vediamo adesso delle belle, cari amici. E questi video non è che li faccio tutti di mia iniziativa. Una grande parte di video li faccio perché gli amici mi mandano delle notizie. E questa volta è la volta dell'amico Dario Gemini. Lo vedete Dario Gemini? Gemini 060606, che mi manda un link di un articolo. L'articolo uno se lo va a leggere, vedo qua sul famoso sito Dagospia, eccolo qua, Dagospia, di Roberto D'Agostino. Sapete che è salito agli onori della cronaca Roberto D'Agostino, perché sembra che egli fosse in buoni rapporti con quel signore della P4, Luigi Bisignani. Sembra che Luigi Bisignani abbia fatto andare su Dagospia 100.000 euro l'anno di pubblicità da parte dell'Enel, mi scuso se mi sbaglio, non so se l'Enel, insomma un ente pubblico che lancia su Dagospia 100.000 euro l'anno di pubblicità. Fortunato Roberto D'Agostino, magari ce li avessi io sul mio canale 100.000 euro l'anno di pubblicità. Ma guardate che 100.000 euro sono tanti, se voi pensate che la busta paga netta di un operaio, ma di un insegnante, sta tra i 1.000 e i 1.500 euro mensili. Pensate quanto, che distanza che c'è tra 1.500 euro mensili e 100.000 euro l'anno, perché 100.000 euro mensili, perché 1.500 euro mensili fanno 18.000 euro l'anno. Ma ce ne vuole per arrivare da 18.000 euro l'anno a 100.000 euro? È fortunato Roberto D'Agostino, fortunato che è stato aiutato da Luigi Bisignani, il quale Luigi Bisignani è ammanicato con i capi dell'Enel, mi pare, e ha fatto passare 100.000 euro dall'Enel, mi pare, a Dagospia. Però Dagospia, questo bell'articolo sulla Grisha, e mi pare che lo abbia ripreso dal quotidiano Libero, mi pare, prima l'avevo visto da qualche parte, ma non ha importanza, cari amici, non ha importanza, va bene, adesso vediamo cosa c'è scritto qua, cari amici. Eccolo qua, l'articolo sulla povera Grisha. Allora, la fase propedeutica dello scritto, sì, da Libero, è stato preso dal quotidiano Libero di un certo giornalista Carlo Nicolato, è un articolo abbastanza recente, capito? Dove dice: salviamo una Grisha? Punto di domanda. Sì, ma salviamola dai greci. Alcuni ministeri hanno 50 autisti per ogni auto blu. Cioè, per ogni auto blu ci sono 50 autisti. Poi ci sono 40.000 pensionate che prendono 1.000 euro al mese solo perché sono figli e nubili di funzionari statali deceduti. E continua. Ah, poi ciliegina sulla torta. Un greco su 4 non paga un centesimo di tasse. E beh, se tu vuoi andare al potere, togli le tasse, più cali le tasse e più le tasse vanno giù e più tu vai su, d'accordo?
poi si dice: come fanno ad andare avanti quelli della Grecia? Si parla adesso di un colossale prestito da parte dell'Eurozona ai greci, però c'è chi parla anche di ristrutturazione del debito. Ristrutturare è una brutta cosa nella terminologia bancaria. La ristrutturazione di un debito è una cosa brutta. Sarebbe come se io avessi un debito con te, io ci avessi un debito con te, io ti dovrei dare 1.000 euro a te che mi stai guardando. E a un certo punto io di mia iniziativa dico: no, non ti devo più dare 1.000 euro, ti devo dare soltanto 100 euro. Così di mia iniziativa, capito? Queste cose le puoi fare se sei uno stato singolo, no, come fece l'Argentina. L'Argentina ristrutturò il suo debito e disse ai suoi creditori, gli disse: beh, da domani io, Argentina, non devo più a voi, che so, 1 milione di euro, un milione di pesos, ve ne devo soltanto 1.000 pesos. Così di sua iniziativa. Sì, uno lo può fare, dopo magari ci rimette perché la gente non ci va più a investire, però intanto è una bella pacca per i creditori, capito? Questa è la ristrutturazione del debito, capito? Significa questo. Perché il linguaggio dell'economia, della banca, è molto strano, eh? Ci sono anche le sofferenze, dice, le chiamano sofferenze. Quando una banca non rientra in possesso del denaro prestato, e quell'evento lo chiamano sofferenza. Non hanno mica torto, soltanto che uno non pensa che ci siano queste, che in un linguaggio bancario ci siano delle parole come sofferenza. La sofferenza ci fa venire in mente altre cose, capito? Beh, allora ci sono, capito? E un greco su quattro non paga un centesimo di tasse. Non paga un centesimo di tasse, un greco su quattro. Allora, ma come siamo arrivati noi a questa situazione? Perché questa situazione non è ancora la situazione italiana, noi non siamo come i greci. C'è stata una finanza allegra pure in Italia, perché ogni governo, per andare a Palazzo Chigi e suona le trombe: io ti darò di più. C'è anche una canzone che dice: io ti darò di più, sempre di più, sempre di più. Andatevi a digitarla, trovate questa canzone, io ti darò di più. E questo è il bello della democrazia. La dittatura è ancora peggio, perché la dittatura ti porta in guerra. E invece la democrazia, la guerra, la fa all'ecologia. Allora, la tirannia della dittatura fa la guerra alle altre nazioni, ti porta in guerra contro le altre nazioni. E invece la democrazia è più furba, ti promette sempre di più, no? Sempre di più, maggioranza, sempre di più. E la guerra la fa al pianeta Terra, perché c'è lo sfruttamento del pianeta Terra, il quale, se il pianeta Terra non ce l'ha i sindacati, non c'ha manco le bombe atomiche il pianeta Terra per poter contrastare la famiglicità delle democrazie, capito? Non si può difendere, è lì alla mercé di tutti. E allora vai al potere, tu a Palazzo Chigi ci vai promettendo la luna nel pozzo, perché il popolo è tanto contento quando tu gli prometti la luna nel pozzo. E i governanti della Grecia per decenni e decenni e decenni si sono alternati più o meno al potere, promettendo ai greci la luna nel pozzo. E tutti felici e contenti, felici, capito? Uno su quattro non paga le tasse. Ci sono privilegi italiani? Ah, se Di Pietro fosse in Grecia, se Antonio Di Pietro fosse in Grecia, sarebbe già morto per la disperazione. È morto per la disperazione Antonio Di Pietro. Ma pensate che la Grecia ha mentito, mi pare, un paio di volte. I governanti greci hanno mentito un paio di volte nei confronti di quelli della Banca Centrale Europea. Cioè, hanno comunicato delle notizie false sulla loro situazione economica 2 volte. E adesso Angela Merkel and Company
e hanno un po' di paura a prestare i soldi, vogliono vederci ancora più chiaro nei debiti della Grecia. Pensate un po' voi, i governanti della Grecia hanno mentito 2 volte all'Eurozona, no? Relativamente alle loro condizioni economiche, perché giustamente temevano che se rivelavano la verità, l'Eurozona non gli riprestava più i soldi. Però adesso l'Eurozona si è accorto della menzogna e ancora non si sa cosa fare. Allora la povera Grecia, lì vedete, no, che ogni sera i telegiornali vi trasmettono i filmati con i giovani della Grecia, proprio non ci vogliono stare. Non ci vogliono stare perché per ottenere un prestito elevato, i governanti devono dimostrare all'Eurozona che fanno i bravi, e fare i bravi in questo contesto significa tirare fortemente la cinghia, tagliare di qua, tagliare di là, tagliare di su, tagliare di giù. E questa musica non piace, perché quando tu in democrazia ti hanno abituato a darti sempre di più, sempre di più, sempre di più, poi all'improvviso salta fuori invece che si taglia. E la gente si ribella, specialmente i giovani, no, sono i primi a ribellarsi. Lì li vedete, no, ci sono tutti i filmati, arrivano i poliziotti, loro danno fuoco a tutto, i giovani non scherzano mica, danno fuoco a tutto. Così, dando fuoco al tutto, la situazione peggiora, perché se la Grecia è povera e poi ci mettiamo pure a dare fuoco a tutto, la situazione peggiora, perché poi i soldi che si ricevono in prestito dall'Eurozona, una buona parte va impiegata per rimettere a posto quello che è stato bruciato. Ma i giovani mica ci pensano a queste cose, non ci pensano. Ecco, cari amici, è la povera Grecia, è messa male la povera Grecia. E adesso, meno male che non c'era Berlusconi in Grecia, meno male che non c'era Berlusconi in Grecia, meno male, se no che cosa sarebbe successo? E meno male che la situazione della Grecia non ce l'abbiamo qua in Italia, se no che cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe successo politicamente parlando? E poi se uno va a pensare che qua vicino, occidente dell'Italia, c'è la Spagna, che pure la Spagna sta lì, sta vicino alla Grecia, la Spagna. E meno male che in Spagna non c'è Silvio Berlusconi, ma c'è un ottimo premier molto democratico che si chiama Luis Zapatero. Chissà com'è, chissà perché, e la Spagna con questo ottimo premier Luis Zapatero, ridotta molto, 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 ma molto, molto, molto più male dell'Italia, dove c'è l'infamone di Silvio Berlusconi, Fumoni, Berlusconi. E cari amici, e poi dopo, povera Grecia, povera Grecia. Però se andiamo in Cina, per esempio, la Cina non è la povera Grecia. La Cina è piena sfondata di fondi sovrani. È piena sfondata di fondi sovrani la Cina. E in Cina c'è la classe governante comunista, che ha a propria disposizione 1 miliardo, 1 miliardo 300 milioni di schiavi. 1 miliardo. E questi governanti comunisti della Cina mica fanno niente nei confronti di questi schiavi, anzi gli hanno tolto pure internet, gli hanno tolto, hai capito? Invece di dire no, Occidente, no, noi non ti vogliamo, Occidente, non ti vogliamo, noi non ti vogliamo. Ma che? I governanti comunisti, tutti felici e contenti, hanno fatto entrare nei loro confini gli industriali italiani, europei, occidentali. E tutti giù via, sia gli industriali occidentali che i governanti comunisti cinesi, tutti a sfruttare gli schiavi, 1 miliardo, 1 miliardo 200, 200, 300 milioni di schiavi cinesi sotto il tallone della classe dirigente comunista. Pensate un po' voi. Allora, se noi stiamo male, se noi stiamo male in Occidente perché c'è la crisi del welfare, la Cina, non come Stato sta benone la Cina, ma come cittadini, come cittadini, sta malone, male, male, perché c'ha gli schiavi, ci sono gli schiavi in Cina, e i cinesi mica lavorano con lo statuto dei lavoratori come noi, eh? Ecco la situazione, cari amici, ma io non posso far altro che rimandarvi ai miei lontani video intitolati Occidente de fou,
che si scrive Occidente Default. Poi sì, la Cina è vicina. Altro video intitolato La Cina è vicina, cari amici. Sì, la Cina è piena di soldi, piena di fondi sovrani, e li può prestare all'Eurozona, e poi l'Eurozona li presta a quel suo Stato membro, che è la Grecia, che attualmente è la povera Grecia. Sì, la Cina presta i soldi, no, li presta anche agli Stati Uniti, la Cina, però vengono per questi fondi sovrani cinesi, vengono accumulati dal governo comunista cinese sfruttando gli schiavi cinesi, perché tutta la Cina è fatta di schiavi, si può dire, tranne una minoranza, il grosso della Cina è fatta di schiavi, e beh, gli hanno tolto pure internet per tenerli ben sottomessi. Non vogliono neanche che ci sia il libero accesso a internet. L'accesso a internet in Cina è filtrato dalle autorità cinesi. Per tornare alla situazione greca, comunque, dove non c'è Silvio Berlusconi in Grecia, non è colpa di Silvio Berlusconi se la Grecia è diventata, scusatemi, la favola d'Europa, che non hanno più soldi in Grecia, non hanno più soldi, o arrivano i soldi dall'euro, un bel prestito dall'Eurozona, un bel prestito dall'Eurozona, ma il governo deve promettere, come si suol dire, lacrime e sangue, oppure la Grecia sarà costretta a fare la ristrutturazione del debito, a cancellare il debito, però dopo nessuno più andrà a investire in Grecia, nessuno farà più commerci in Grecia, perché tu non ci vai a commerciare con uno, tu amico mio che mi guardi negli occhi, quando sei stato fregato una volta da uno, poi non ci ritorni a commerciare con quello che ti ha fregato, capito? Quindi se ristruttureranno il debito, sarà una soluzione per il momento, ma sì, se non cambiano mentalità, come dice qua, salviamo la Grecia, punto di domanda, sì, ma salviamola dai greci, se non cambiano mentalità potranno pure ristrutturare il debito, cioè in pratica cancellare i debiti che hanno con gli altri. Ma se non cambiano questa mentalità spendacciona, tra qualche anno sono punto a capo, ma non si rifila più nessuno poi, capito? Perché adesso possono sperare nel prestito dell'Eurozona, ma se dovessero fare la ristrutturazione, andando avanti con questa musica, ti darò di più, sempre di più, sempre di più, tra 3 o 4 anni ci siamo da capo e nessuno li salverà. E allora ci sarà davvero una rivoluzione, fuoco e fiamme, poi dopo la rivoluzione di solito arriva la dittatura, e la dittatura obbliga tutti a lavorare e a accontentarsi di poco. Va bene, cari amici, abbiamo fatto la solita chiacchierata quotidiana, va bene, io ho detto la mia, adesso voi dite la vostra. Grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.